Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Ragazzi, quest'oggi vi do un'idea da regalare per Natale, per un compleanno, per una ricorrenza particolare. I baci perugina. Possono sembrare difficilissimi, in realtà vi posso assicurare che non lo sono. E a questo punto andiamo immediatamente ad elencare gli ingredienti, ma prima iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like e condividete anche la nostra ricetta e Se vi va, nei commenti scriveteci la città da dove ci state guardando, perché io volevo ringraziare tutti voi perché ci sono arrivati tantissimi messaggi da ogni parte del mondo. Grazie ancora. bellissimo, grazie ancora. Allora, per questi baci perugina ne verranno circa una ventina. Abbiamo bisogno di 150, scusate, 250 grammi di cioccolato fondente, eccolo qua, io già l'ho fatto a pezzi. Poi 80 grammi di granella di nocciole, eccola là. Poi delle nocciole intere tostate, e infatti stanno nel forno, quelle intere proprio che trovate, si trovano tranquillamente nei supermercati, non c'è bisogno, magari spellate, quello sì. Poi un cucchiaio di cacao amaro, circa 100, dico circa perché insomma 150 grammi di Nutella, grammo più grammo meno, perché sa quando la tiri giù col mestolo, insomma magari c'è quel grammo in più, quindi 150 sono giusti, 151 vanno bene, insomma. E 80 grammi di cioccolato al latte, eccoli qua. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e unire gli altri ingredienti nella ciotola. Quindi mettiamo, ops, stava per cadermi la leccarda. Preparatevi una teglia con la gratella sopra, perché vi servirà una volta fatti i nostri baci perugina, perché andranno poi immersi nel cioccolato. Quindi metto tutti gli ingredienti e ci vediamo tra un attimo. Allora, abbiamo messo tutti gli ingredienti: granella, cioccolato al latte, cacao e la Nutella. E andiamo a mescolare semplicemente. A questo punto, dopo che abbiamo mescolato ben bene, ricordatevi che c'è il cacao, questa amalgama, insomma, così così. Andiamo a mettere il composto una decina di minuti in frigo in maniera che rassoda, perché lo dobbiamo poi lavorare con le mani. Quindi o vi procurate dei guantini, quelli per uso alimentare, se non volete sporcarvi le mani, se no ragazzi, ve ne dovete sporcare le mani, ok? Quindi mescolate bene bene il tutto e mettete al frigo una decina di minuti. Poi bisogna vedere, insomma, deve essere bello sodo da poterlo lavorare, quindi va bene anche 15, magari 20 sono troppi, dipende dalla temperatura della vostra casa. Qui fa freddo, a me 10 bastano. Ok, ci vediamo tra un po'. Allora, questa è la giusta consistenza. Deve essere duro da poterlo lavorare con le mani. Ok? Quindi adesso andiamo a fare tutte palline. Ecco, ovviamente sporcherete un po' le mani, ma è normale. Della grandezza dei baci perugina. Ok? Quindi più o meno regolatevi sulla grandezza da dover fare. Ok? Tipo olive ascolane, non. No, oddio. Tipo baci perugino, Tipo un bacio diciamo, per no? genere, dai. Ok, quindi facciamo tutte palline e ci rivediamo qua tra un attimo. Ecco qua, abbiamo fatto le nostre pallette. A questo punto andiamo a mettere una nocciola intera tostata su ognuna delle pallettine, cercando di incastonarla un pochino. Facciamo tutte. Le facciamo tutte e le mettiamo in frigo per una decina di minuti, anche meno, dipende sempre dal discorso del freddo dentro casa vostra, le nostre già si sono solidificate. Eccoli qua. A questo punto cosa dobbiamo fare? Gli dobbiamo fare la base, quindi un pochino del cioccolato fondente che avete sciolto, li bagnate e li mettete su un foglio di carta da forno. Fate così per tutti e li fate raffreddare di nuovo in frigorifero per 5-6 minuti, 10 minuti, dipende la temperatura vostra di casa. A questo punto dobbiamo fare la copertura.
Quindi andiamo a mettere, mi raccomando, tenete sempre il cioccolato fondente a bagnomaria, eh? Mettetene un pochino sopra e quello poi, ecco perché ho messo la gratella, quello che scende giù poi lo andrò a riprendere, a recuperare e a raccogliere per fare dei nuovi cioccolatini, ok? Quindi li facciamo tutti, ci rivediamo qua tra poco. Eccoli qua ragazzi, sono pronti, guardate quanto sono carini. Per carità, non sono perfetti perché noi non abbiamo i macchinari esattamente come la fabbrica della Perugina, però dai, non ci possiamo lamentare, no? Sì, veramente E belli. guardate che carini fatti così in questa confezione, ovviamente con un bel fiocco sopra, dorato magari, non so, o verde o rosso, che ne so, da regalare così come pensiero ai vostri amici. Che ne dite? È una bella idea? Se vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Un bacio a tutti Ci e vediamo alla prossima alla ricetta. prossima, Ciao a ciao! tutti.